Troviamo presso il fiume Testene ad Agropoli in compagnia del Sindaco Adamo Coppola per raccontarvi di un progetto che sta nascendo, portato avanti da un cittadino di Agropoli, Gerardo Scotti, ma che ha avuto il benestare della, eh, del comune dell'amministrazione comunale del Sindaco, eh, un progetto molto interessante ecco, che riguarda la riqualificazione di quest'area ma anche eh, la sensibilizzazione a, rispetto dell'ambiente e la ripopolazione anche di questo fiume. Allora eh, Sindaco sappiamo che lei è è altrettanto emozionato per questa iniziativa. Ma innanzitutto inquadriamola un po' meglio. Sicuramente Gerardo Scotti è stato l'anima di questa idea, però uh, ad Acropoli abbiamo costituito un'associazione un che si chiama Associazione Nita, che è un'associazione che si occupa dell'ambiente, guardie ambientali, degli animali e quindi questo è il primo progetto che eh, mette in campo. Quello proprio che vuole sottolineare un concetto chiaro: il fiume è Vivo. Allora, ehm, e questo concetto mi è piaciuto quando mi è stato proposto eh, perché eh, ha una visione completamente diversa, è un approccio completamente diverso da un punto di vista ambientale. Il fatto che ci sia una piccola palude non vuol dire che è sporcizia, vuol dire che c'è un ambiente animale dove vivono eh, insetti, piccoli animali. E quindi è un approccio rivoluzionario per il nostro punto di vista che ho trovato molto utile, educativo, importante e per questo poi ho dato ampio spazio di eh, lavorarci e ho detto però diamo i primi risultati, facciamo capire che cosa significa. Ecco, e le immagini che di de, tante persone che si fermano a guardare eh, gli animaletti che sono oggi nel fiume Destene testimonio del fatto che probabilmente l'approccio è quello giusto, un approccio che dà una sensibilità diversa verso l'ambiente. Questo mi piace molto e continuiamo a lavorare su questo uh, concetto. Quindi eh, grazie a Gerardo Scotti, grazie all'associazione NIDA che hanno voluto seguirlo con attenzione e, ed è bello, insomma come abbiamo detto, che ci sono delle associazioni di agropoli che propongono all'amministrazione comunale dei progetti e noi naturalmente daremo il nostro sostegno, il nostro contributo. È normale che noi non possiamo fare tutti, ma in no una logica di collaborazione in una comunità più forze attive partecipano, più diamo risultati importanti e quello di stamattina certamente ne è una chiara testimonianza. Sindaco, la foce del fiume Tessene una importante riqualificazione, è stata effettuata con la pavimentazione. Ecco, si potrà eh, eventualmente creare la stessa pavimentazione anche in questo posto, che è poi il lato opposto della foce del fiume, proprio per dare la possibilità a tutti i cittadini di Agropoli, ma anche a coloro che verranno insomma, al di fuori eh, di Agropoli, di fare una passeggiata in tranquillità. Allora, l'idea è una, eh, in normalmente come sempre, in tutte le cose per step. Eh, lo step di medio-lungo periodo è quello del fatto che Agropoli con, candiderà il fiume Destene come contratto di fiume eh, a finanziamenti eh, sovracomunali. Eh, ci stiamo già lavorando, l'intesa è stata fatta anche con gli altri comuni dove il fiume passa, eh, naturalmente, e lì eh, um, auspichiamo di avere. E tanti finanziamenti da riqualificare tutta l'area del fiume. Però questo non vuol dire che se, aspettando questo finanziamento non dobbiamo fare niente quindi si è cominciato certamente a lavorare su queste piccole iniziative eh, che danno un significato, come ho detto, da un punto di vista ehm, come dire, morale, educativo molto importante, eh, attendendo diciamo, finanziamenti che ci consentono poi di dare una riqualificazione completa e magari nel progetto potranno essere implementate e inserite anche questo tipo di. Di attività che stanno eh, avendo questo successo. E siamo con Gerardo Scotti, colui che ha un po' avviato questa bellissima iniziativa presso il fiume Tessene fa parte dell'associazione Nita, un'associazione ambientalista importante, eh, che nella città di Agropoli ecco, mancava proprio per tutelare questi eh, luoghi belli che eh, daranno la possibilità ai cittadini, ma anche ai turisti che verranno eh, nella città di Agropoli, di godere eh, ecco, di un panorama eh, di bellezze naturalistiche come queste. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco e il comandante di Somma per la presenza. Siamo qua al Parco Pruebale di Sene dove... Da un mesetto è nato il progetto Genesi. Con il progetto Genesi intendiamo riportare nel fiume tutte le specie selvatiche che esistevano e adesso sono sparite: eh, pesci, volatili e altri animali tipo il riccio. Abbiamo fatto anche un ambiente per mettere proprio questi animali in libertà quando vengono catturati nelle strade e vengono portati qua. Il progetto Genesi vuole essere anche un'altra cosa perché ha trovato subito il coinvolgimento di tutti quanti, vuole essere una genesi delle coscienze, vuole essere una genesi coscienza verso la natura, verso il rispetto della natura che ci restituisce sempre in tutti i casi quello che facciamo. Qua abbiamo fatto degli studi importanti, abbiamo dei professori di biologia, abbiamo dei professori di agraria, degli scienziati che stanno facendo degli studi sulla fauna per riprogettare un pochino la fauna della testene che un pochino è andata a perdersi negli ultimi anni perché è cresciuta anche una fauna diversa. Eh, vogliamo riportare questo luogo alla bellezza di 30, 40, 50 anni fa perché riteniamo che questa sia una risorsa e riteniamo che sia una risorsa importante per tutti quanti. Eh, le paperelle sono. Il primo mattoncino per la creazione del parco fiorale del Testene, per il resto chi mi conosce lo sa che noi siamo sempre attenti, adesso siamo la Nita, quindi questo fiume è attenzionato da leggi speciali, è attenzionato da una convenzione di Berna che stabilisce che chi fa reati sulla fauna minore poi viene punito perché la fauna minore è proprietà dello Stato, è proprietà del Sindaco, quindi... Anche una sciocchezza di tirare il sasso alla papera oppure di venire a catturare una rana può avere delle conseguenze importantissime nella vita di tutti. Cioè, come minimo ci troviamo a fare cause con lo Stato 7-8 anni. Quindi eh, avviso tutti quanti di avere più rispetto, abbiamo dei numeri sui cartelli che abbiamo apposto dove eh, potete chiamare. E interveniamo in pochissimo tempo. Mi farebbe piacere spiegare anche ai telespettatori quali saranno le specie animali che verranno poi inserite nel fiume d'Estene oltre ovviamente alle paperelle, sì, germani reali, sì, che già sì, sono sì, presenti. Sì. Allora, le specie saranno. Eh, noi abbiamo circa 7-8 specie di pesci nel fiume, tra cui 3-4 si sono quasi estinti. Abbiamo problemi con l'anguilla-anguilla, -anguilla, abbiamo problemi con la carpa, abbiamo problemi con l'apola, abbiamo problemi con altri due o animali. Poi stiamo inserendo anche degli animali alieni da tempo, tipo questa qua che è la cambusia, un pesce che fu importato dagli americani per mitigare eh, il diffondersi della malaria, veniva liberato in tutti i fiumi, in tutti gli stagni, eh, mangiava praticamente soltanto di malari, di animali, insetti. Abbiamo intenzione di fortificare la famiglia delle gallinelle di fiume che adesso stanno nidificando qua dietro, una c'è i cuccioli già che stanno in acqua, l'altra sta covando le uova. Abbiamo intenzione di eh, immettere tutti quegli animali che storicamente ricordavamo che fossero nel tessene. E comunque quando andremo a immettere un animale nuovo, una carpa coi, o un tipo di pianta, ci eh, consulteremo con persone esperte del fiume, non diamo niente per scontato, stiamo facendo tutti quanti un'esperienza nuova bellissima. Eh, questo è un ambiente unico a sé, quindi anche se prendiamo un grande scienziato avrà difficoltà. A far conciliare quello che ha imparato con questo ambiente, perché ogni ambiente va studiato in un modo specifico e particolare, va tutelato nel modo giusto. Quindi, comunque, ci stiamo mettendo tutti gli impegni eh, con l'associazione, stiamo mettendo insieme anche un piccolo gruppo di scienziati che si occuperanno del fiume, ci faranno delle relazioni, tipo Johnny Cavaiolo, che è, un, che è uno scienziato della botanica, conosce tutto, già sta studiando la fauna, quella che c'è, quella che esisteva, quella che manca e quindi. Abbiamo un bel progetto che stiamo costruendo. Lo vogliamo costruire con la gente, lo vogliamo costruire con le amministrazioni, lo vogliamo costruire con voi e soprattutto vogliamo che sia una genesi delle coscienze. Vogliamo che questo patrimonio venga usato da tutti, vogliamo che tutti quanti vengano qua e trovino una situazione bella dove in un mese siamo riusciti a cambiare alcuni articoli di alcuni giornali dove si parlava di fiume e del degrado a una cosa dove le persone arrivano qua e dicono ma questo posto dov'era? Ecco, noi vogliamo creare dei posti che uno viene qua e dice ma questo posto dov'era? Quindi abbiamo a cuore la città e gli animali. E siamo con Giuseppe Di Somma, comandante provinciale Nita, eh, per eh, ecco, raccontare ai telespettatori di Celento Channel che cos'è la NITA, di cosa si occupa nel dettaglio e magari anche invitare chi ci sta ascoltando a farne parte. Bene, ben, salve a tutti e tutti quelli che ci stanno vedendo. Allora, um, come prima cosa voglio fare un attimo una distinzione tra l'associazione e il corpo di guardia Nita. L'associazione è la era ambiente, eh, che è stata subito presa in considerazione dall'amministrazione comunale. E il sindaco ha voluto che nascesse qui il comando provinciale, quindi le 158 comuni della provincia di Salerno sono tutti gestiti dalla città di Agropoli perché grazie all'istituzione dell'osservatorio marino, che sarebbe l'organismo interno nostro che poi sta tutelando questo progetto, eh, abbiamo il controllo del territorio. Questo ci consente anche, ad esempio come in questo caso, di avere una collaborazione con gli altri comuni dove il fiume Testene è, è, è insomma, interessato. Questo progetto è importante perché? Perché prima di tutto rivaluta il territorio e soprattutto guarda con attenzione le norme sull'ecodiversità degli ambienti. Questo era un posto abbandonato da tutti, il signor Scotti che ha, fatto, ha risposto al bando comunale e ha fatto il corso per diventare un ispettore ambientale e spero in futuro diventi anche una guardia ambientale, ha tenuto a cuore a portare all'interno dell'Osservatorio Marino, che è patrocinato dal Comune di Acropoli, questo progetto di rivalutare il fiume Testene e di inserire eh, non solo le, le razze, gli animali scomparsi, sia della fauna e della flora, quindi sia la parte della vegetazione sia degli animali autoctoni, ma di rintrodurre anche quelli che sono magari quelli utili al sistema. Ad esempio, un, un piccolo pesciolino importato dall'America che si inserisce bene nel nostro sistema, nel nostro ecosistema, non danneggia, non, ha, eh, non crea antagonismo con gli altri e soprattutto non va a danneggiare ma a migliorare. Perché? Perché mangia le larve delle zanzare, si nutrono esclusivamente di quello e quindi andrebbero a risolvere un grosso problema che sono l'impestazione delle zanzare. Come tante altre cose, il ripristino del famoso buffo buffo che è un rospo nostro che purtroppo è in via di estinzione. Quindi questo progetto è stato affiancato dall'Osservatorio Marino Nita che tutela il mare e anche le acque bianche. Quindi eh, siamo presenti anche col corpo di guardia, con la vigilanza, quindi eh, è un progetto veramente interessante. Giuseppe possiamo anche spiegare come fare per diventare con una, un ispettore eh, della Nita oppure una guardia ambientale poi in futuro ovviamente? Allora, il progetto è soltanto, semplicemente quello di formazione, perché mh, purtroppo uh, l'approssimazione non è una cosa che piace molto a noi. È aperto a tutti, bisogna essere cittadini italiani, bisogna avere la fedina per pulita e soprattutto credere nel volontariato. Una volta cominciato il percorso con i corsi comunali, poi eh, all'interno ci sono uh, degli altri corsi per diventare guardia, prefettizia, giurare davanti al prefetto e diventare una, un pubblico ufficiale. Logicamente è un percorso che viene fatto in affiancamento alle guardie già presenti sul territorio. Quindi, il prossimo bando, chiunque vuole partecipare, ben venga perché più siamo, meglio è perché progetti come questi hanno bisogno di persone. Il prossimo bando dovrebbe uscire a ottobre, se tutto va bene. La sede della NITA è sul porto di Acropoli, nella palazzina della Guardia Costiera. Lì abbiamo anche la sede dell'osservatorio marino NITA e la sede della sezione droni, nonché quella degli esperti per questo progetto che stanno curando gli aspetti scientifici per poter proseguire nel modo giusto. Quindi se qualcuno vuole informazioni siamo sul porto di Acropoli, eh, ci sono tutte e tre sedi nello stesso, nella stessa sede, ci sono tutti e tre eh, i reparti, sia l'osservatorio marino che la sezione droni che il comando della NITA. Quindi chiunque voglia prendere informazioni ci può raggiungere, siamo lì, a disposizione.